Sì, il mio lavoro mi piace e non credo di farlo solamente per soldi, ma anche per altri motivi. Il gusto di vivere una vita un po' fuori dall'ordinario, sopra le righe e anche di conoscere tanta gente che reputo interessante. La mia clientela, anche se so che lei non ama essere definita così, è piuttosto eterogenea ed è composta sia da uomini singoli, da donne singole o da coppie sia miste, cioè uomo e donna, che coppie gay. Ma sai, quella è una domanda alla quale io a volte ho una certa difficoltà a rispondere, perché non mi ritrovo nelle categorie, come dire, predefinite, gay o etero, bisessuale, piuttosto che, come dire, agnostico. A me piace vivere il sesso a 360 gradi e vivo ciascuna situazione con la stessa intensità con cui posso vivere un'altra. Forse qualcuno mi potrebbe definire bisessuale, ma mi posso anche accontentare di essere definito così, anche se so che, anche se credo che la bisessualità, come dire, abbia più a che vedere con delle situazioni di intimità alle quali partecipano sia gli uomini che le donne. Comunque, vabbè, fate un po' voi. Ma sai, io mi propongo sempre in maniera professionale, perché comunque so che in questo modo faccio sempre una buona impressione. A volte mi è capitato che la situazione sfuggisse di mano, spesso però capita che la situazione mi sfugga di mano perché il coinvolgimento noto che scaturisce nei confronti dei miei ospiti, e quindi sai, io a volte mi trovo in imbarazzo perché comunque so come portare avanti la situazione, però a volte ho anche una certa, potrei avere anche un certo timore a urtare la sensibilità, ovviamente alla sensibilità ovviamente di chi è coinvolto. È capitato comunque anche a me, non sono una macchina, anche se magari potrei sembrarlo, non sono assolutamente una persona fredda, vengo reputato come un ragazzo sensibile e quindi ovviamente può succedere anche a me, ma non penso che questo sia negativo comunque, anzi io credo che questo aiuti, perché consente di stabilire un maggiore rapporto di, come dire, di affinità, di simpatia anche con chi ha a che fare con me. Un certo coinvolgimento, magari basato anche sull'amicizia, sulla complicità, non sicuramente può servire e non è assolutamente nocivo. Certo che quando poi si sconfina magari in un sentimento morboso, vabbè, ma questo voglio dire può capitare in qualsiasi altra situazione, qualsiasi altra persona che svolga anche un lavoro diverso dal mio può essere sentimentalmente coinvolto, che ne so, dal proprio cliente o chi ha a che fare con lui. Io penso che sia successo anche che ne so, alla casalinga, di innamorarsi dell'idraulico. Ma bella domanda. Probabilmente con le donne devo concentrarmi di più, perché spesso la donna, da un punto di vista sessuale, visto che appunto non abbiamo affrontato finora questo argomento, ci siamo attenuti, come dire, piuttosto sul generico, la donna spesso magari vuole da parte dell'uomo una maggiore, come dire, una maggiore durata, una maggiore vigore, e spesso questo magari mi porta a dovermi concentrare di più. L'uomo magari desidera più l'intimità, l'amicizia complice, le coccole, chiaramente anche una donna non le disdegna. Però devo dire che da un punto di vista di prestazione, forse, voglio dire, con un uomo diciamo che la cosa è più rapida, anche se per me questo non costituisce assolutamente un problema, perché se io chiaramente avessi avuto dei problemi a pormi in una situazione di intimità con chi non conosco, uomo o donna, probabilmente avrei scelto un'altra professione, avrei continuato a fare quella che facevo prima.
Io prima facevo l'assicuratore. Poco devo dire, perché la mia attività comunque mi porta ad avere una vita privata assai limitata. Scusate se vi faccio gli occhi da cinese, ma è il riflesso del sole. Beh, certo, sia con uomini che con donne, perché ovviamente se io non avessi questo genere di, come dire, di attrazione o quantomeno questo genere di vita sessuale, non riuscirei a fare, a svolgere con profitto la mia attività. D'altronde, se io ovviamente non avessi i desideri, le fantasie di chi mi chiama, non riuscirei a mettermi in contatto con queste, non riuscirei a entrare, scusate, in contatto, in sintonia con loro. Mi risulta un po' difficile, come dire, essere etero e avere una clientela esclusivamente maschile, o essere gay e avere una clientela solamente femminile o piuttosto che mista. Non so che cosa ne venga fuori, tant'è vero che ci sono dei miei colleghi e mie colleghe ovviamente che hanno difficoltà proprio a spaziare, magari come faccio io, proprio perché hanno un orientamento sessuale più definito di quello che io dichiaro. Sì, beh, no, io credo che non siano sinceri con se stessi o con gli altri, perché comunque se uno ovviamente fa certe cose e se uno riesce a farsi piacere, a provare gusto e a far provare gusto a stare in intimità, ovviamente nel caso di un uomo con un altro uomo, una donna, è perché queste, come dire, queste tendenze, questa attrazione probabilmente latente, questa tendenza, questo orientamento sessuale è latente, non è dichiarato a se stessi ed emerge ovviamente nella situazione. Io credo che uno possa essere sposato, avere figli ed essere attratto dagli uomini e non dichiararlo, magari per il timore che la società o, che ne so, i colleghi di lavoro lo possano, o la famiglia lo possa stigmatizzare, lo possa criticare, ecco. Cioè, credo che la situazione Gay for Pay sia adatta solamente perché probabilmente queste persone, questi ragazzi, queste ragazze hanno l'occasione, come dire, di esibire la loro omosessualità in una situazione, magari hanno l'occasione, ma la tendenza latente rimane ed è presente. Ma sessualmente mi eccitano molte cose, può eccitarmi una situazione, può eccitarmi il fisico di una persona, possono eccitarmi le espressioni, come dire, di una persona, ma varie cose, adesso non mi viene in mente esattamente, però mi sono eccitato in varie situazioni per motivi diversi. Certo, mi innamoro come tutti gli esseri umani, potrei dire purtroppo. Alcuni ritengono che l'amore sia una malattia da cui non si guarisce con le medicine, ma solamente col tempo. Ma sicuramente di una persona apprezzo molto l'onestà intellettuale. Al di là di quelle che possono essere le caratteristiche fisiche e di quelle che possono essere anche le qualità personali, intelligenza, educazione, beh, certo anche l'educazione, però sicuramente l'onestà intellettuale. Se una persona pensa una cosa e la ammette o non la dice proprio perché non la pensa, lo apprezzo molto. Il modo attraverso cui trovarmi è molto semplice, basta andare su internet, andare sul mio sito, o semplicemente digitare il mio nome, Luca Borromeo, compaiono varie pagine perché sono presente su molti siti internet dedicati al settore. Ho un sito, appunto, come dicevo, personale, che è www.lucaborromeo.it, altrimenti potete trovarmi direttamente al mio numero di telefono cellulare, che è 333-8910103. In merito al sito, è costantemente aggiornato, nuove foto, filmati, testi, quindi insomma lì troverete tutto. Di solito chi mi contatta mi trova lì, difficilmente nella mia attività, almeno in base alla mia esperienza, vale il passaparola, perché ovviamente chi mi viene a trovare spesso vuole mantenere la più assoluta riservatezza e anonimato.
Beh, io accetto tutti, indistintamente, perché nella vita ho imparato ad apprezzare ben altri valori rispetto, come dire, all'aspetto fisico. E chiaramente la distinzione la fanno le tariffe che io ovviamente chiedo.